Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo ucciso colui che ha ferito Johnny. Ed eccoci di nuovo qui all'ospedale. Vediamo come procede la cosa. Ma la cosa che mi sorprende è che molte di queste zone sono visitabili veramente. Cioè io posso entrare veramente qui dentro l'ospedale anche fuori da una missione. E mi chiedo a questo punto se ci siano cose nascoste, tipo armi. Sarebbe interessante trovare un'arma che hanno solo i paramedici. Ma non è questo il caso, purtroppo non ce l'hanno. Quindi avviamo la missione. Orario di visita. Perché mi suona male già? So the bastard's dead. I cut him up myself. Peccato, volevo ucciderlo io. Hello, how can I help you? Excuse me, you can't go that way. Pezzi di merda. Hello, security? How you doing? Una merda. You really gotta ask. I'm sorry guys, but I'm gonna have to ask you to return to the waiting room. Ehi, sì, vabbè, cosa sei, Terminator? Funeral. We're waiting for you. Che sta per succedere? Cut it. How long ci penso io. Doc said I should be up and murdering in a couple of days. Well, you know, he didn't say murdering, but you get the idea. Time to leave. Fuck yeah. Ma povero! Allora, vai al capezzale di Get. Don't cut him any slack. Ah, così, aspetta, allora metto questa. Possiamo anche sprintare. Bastardi, vi becco tutti in faccia adesso. È un po' difficile, ecco, riuscire a sterzare. Hai bisogno di uscire di più. Ascolta. Fino a cosa? Neanche un paio di settimane fa ero in coma da almeno anni. Dopo che il nostro ex capo mi ha fatto fottere. E l'unica cosa che riesce a dirmi è: dovresti uscire di più. Ah beh, scusami allora. Scusami se oltre a voi non ho altri amici. Non riesco a passare. Sono incastrato. Aspetta. Pezzi di merda. Statevene buoni. C'è qualcun altro? Madonna mia, gli devasto tutti l'esistenza ora. Dov'è? Non vedo nessuno. Comunque, eccomi qua, Johnny. When did you learn to shoot straight? I learned from the best. Ah, questo è vero, dai. È un po' difficile riuscire a far uscire qualcuno dall'ospedale quando la barella non puoi neanche farla girare. Guarda che non riesco a girare, porca troia. Oh, finalmente. Dai, 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 corriamo prima che Johnny crepi. Poraccio. È difficilissimo riuscire a guidare con sto coso. Oh, e per fortuna hanno rimesso la salute al massimo. Ah, flowers aren't nearly as fun. Aspetta, ti lascio un attimo qui. Dove sono le medicine? Qualcun altro stronzo vuole arrivare? Ok, sembra che qualcuno abbia appena parcheggiato fuori. Sai che nonostante io abbia questo handicap del non potermi muovere liberamente, vi faccio più male io che voi? Aspetta. Thanks for giving me a hand shooting these assholes. Shut up. Ecco. Wow. Spray. Pezzo di merda. Porca troia, mi sono colpito. Ecco perché non uso. Non uso mai i cazzo di. Di come si chiama? Di lanciarazzi al chiuso io. Apri sta porta. Perfetto, così possiamo uscire più facilmente. Ecco qua, forza allora. Torna nell'ascensore. Ma scusami. You won't be the ah beh certo, andiamo a prendere il
L'elicottero, sicuramente. Stai buono? Andiamo a prendere sicuramente l'elicottero. Sì, Getz, aspetta che ora non lo vedi più, tranquilla. Sì, sì che posso andarmene via, te lo dico io. Pezzi di merda. Vai al nascondiglio dei Saints. Vi piacerebbe riuscire a prendermi ora, eh? A fine missione... Dove ce l'avete voi un elicottero, pezzi di merda? Da quando ce l'hanno? E soprattutto, io come faccio a controbattere? Il mio è un elicottero medico. Come posso combatterlo? L'unica cosa che posso fare è continuare a salire e scendere, in pratica. Finché continuo a muovermi, loro non mi possono prendere. Però aspetta un attimo, aspetta un attimo. Il nostro nascondiglio, ok, dopo l'acqua ci dovremmo essere. Non dovremmo essere così lontani. Guarda però la qualità del rendering. Olè, dai, 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 che ormai ci siamo. Dai, che ormai ci siamo, che siamo arrivati. Eccoci, 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 fermo. Di qua, di qua, di qua, di qua. Ah! Cos'è quella U? Cosa sono quei segni con la U, scusami? Ecco qua, parcheggio perfetto. It's a pleasure to meet you, Mr. Rakuji. Shall we get down to business? You should care because I represent a multi-billion dollar corporation that employs your son. Now can we sit down? Vabbè, scusami allora. With the recent change in management, I figured it would be a good idea to touch base. We at Ultor understand that when working with the Ronin, there's bound to be some collateral damage. However, turning a hospital into a charnel house is something that even I can't spin. You need to keep your men under control. Ah, scusami allora. My English must not be as good as I thought it was. It sounded like you were giving me an order. Perché lo è? Astute, Mr. Akuji. I'm not a 20-something who is impressed by a power tie, Mr. Vogel. I suggest you stop trying to bully me. Mr. Rakuji, your son and I negotiated a very reasonable contract. Me ne frega un cazzo! My son's an idiot, Mr. Vogel. If you wish for the Ronin's protection, you had best be prepared to offer us something much more substantial. That's not going to happen. Then our business is concluded. Mr. Rakuji, I can't possibly stress how unwise this could... Be silent. You can show yourself out now. Beh, tanto peggio per voi allora. Well, I guess that's that. Best of luck, gentlemen. Ciao. Tu sei una disgrazia. Fai schifo. Puh. Orario di visita, Hospital Under Siege. $5,000. Quartiere guadagnato, perfetto. E altri $500. Elicottero medico, niente di eccezionale, però meglio di nulla. Cosa sono ste U? Qua c'è la casa. Ah, sono gli ascensori. Wow, porca troia, è già finita. È già finita la nostra... il nostro alloggio. Cioè abbiamo anche quello che dovrebbe essere una jacuzzi con l'acqua calda, ma... acqua non ne vedo, ma vapore sì. Questa quindi era l'entrata di prima. Esatto. Il purgatori. Wow, ma porca troia, che splendore. Questo è uno studio, è il nostro. Questo è il nostro angelo, il Saints of Saints. Abbiamo il tavolo da biliardo. Abbiamo i pali da lap dance. Abbiamo la nostra personalizzazione della gang qui. Abbiamo anche un garage che però non è mai stato toccato, infatti fa schifo. E poi abbiamo delle porte che ci dividono dai barboni. Voi barboni dovete stare fuori da casa mia. Andate via. Porca troia. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.